tempo adesso vedermi. Dai, ci siamo? Sì, siamo. Sì, le signore non ci possono vedere? No. No, va bene. Allora niente, il signore è un sindaco che nel momento in cui siamo venuti, io e Michele Russo, dove sta Michele? Ce l'hai davanti, qua, qui. Sei dimagrito. E allora ho conosciuto, ho incontrato l'amico Gino Russo, che ci conoscevamo da 40 anni e non ci vedevamo da 30 anni. Nel momento in cui ci siamo incontrati, adesso scende il sindaco e l'ho visto, entrambi, lui ha aperto le braccia, io ho aperto le braccia e ci siamo piacevolmente abbracciati. Una ramba, no, ma quando vedi una persona dopo tanti anni e ti ricordi, lui mi ha ricordato dove stava, come e cosa abbiamo fatto anche insieme, delle cose bellissime, allora sì, mi sono animato. Perché? Perché significa perlomeno c'ho un sindaco che conosce, che partecipa, che ci si può rendere la disponibilità di fare quelle cose belle che si fanno, come voi sapete, in ogni riunione. E abbiamo avuto la possibilità oggi, e dobbiamo ovviamente ringraziare il sindaco e la guida, di conoscere un'opera d'arte, un castello meraviglioso. Non lo so, a me... L'effetto splendido. È vero, e quando ho fatto le fotografie sia da sopra che da Palazzo Comunale, per fare tutta la vallata, e ho visto che questo paese è arroccato, è ricco di bellezze, di cultura, di storia e tra l'altro di tanto lavoro, perché via via che salivo negli scalini per arrivare, nonostante il ginocchio, al castello, ho visto che è tutta pietra. Quindi ho visto che è tutta pietra che poi è stata portata fino a fare il castello. Oggi, strumento, non ci vuole niente. All'epoca credo che si portavano ad asino e a braccio. E allora a questo punto uno dice, ma... E sapere che abbiamo, e la ragione per cui voi sapete che il club è nato per questa ragione, cioè sulla capitanata, andare a vedere quelle cose, io mi sono rimproverato nel momento in cui ho visto queste cose di non averlo fatto prima, perché non lo conoscevo, grazie a Michele Russo, il quale è del luogo storicamente, atavicamente, e quindi lui ha detto andiamo a Sant'Agata perché conosco qualcuno che ci può aprire le porte per fare i raduni, perché una volta i comuni ci chiamavano, adesso devi tenere gli amici per fare queste cose. Allora io ringrazio ovviamente a nome di tutto il club il sindaco che ci ha dato questa possibilità, e che significa anche produzione ovviamente di propaganda nell'ambito delle famiglie, nell'ambito degli amici, nell'ambito delle famiglie anche, perché il patrimonio che teniamo nella capitanata io credo che non ha valore, è una cosa tremenda, tremenda. E allora io spero che il sindaco voglia, così come facciamo normalmente quando voglia affiggere suo ufficio o nel corridoio del comune questa targa ricordo, adesso non ci diamo la mano così lui può fotografare, che in effetti i soci del Classic Car Capitanata Club formalizzano agli amministratori e cittadini tutti del comune di Sant'Agata di Puglia ringraziamenti in ricordo della disponibilità profusa per la manifestazione turistico-culturale del 19 giugno 2016. Questo probabilmente vivrà più di noi. Speriamo, durerà sicuramente molto più di noi. Però noi cerchiamo di vivere il più possibile. Gino, ti ringrazio di cuore. Mi aspetto in una giornata, oggi purtroppo il tempo è un po' penalizzato la giornata, però no, ma tutto sommato nella tarda mattinata diciamo è venuto a piovere, infatti ieri sera ero un pochino preoccupato, questa la metto come giusto che sia così. Ripeto, vi aspetto, oggi purtroppo si sono accavallate due cose, perché avevo dimenticato che con la Fondazione Banca del Monte si era organizzata. Sai questa chi è mostra? Il direttore là? È un amico mio, il professor Saverio Russo, l'ho incontrato, Saverio qua, Saverio là, e infatti poi ti ho visto per un attimo, ho visto quando siete arrivati, ma poi siccome stavo seguendo Guido Pensato, l'ex direttore della biblioteca provinciale,
e un po' di amici che stavano, contavo di fare prima. Stavo scendendo, è arrivato questo brutto tempo, purtroppo non avete potuto godere del bellissimo panorama del castello perché era abbastanza velato. Non ce l'abbiamo fatto, io ce l'ho. Il promontorio del Gargano con il mare, oltre che la provincia d'Avellino, il Vulture, perché c'è quella bellissima veduta a 360 gradi. Comunque, io vi aspetto con tutti gli amici, con tutti i santagatesi, non mancherà occasione, come dire, per godere di più e meglio una giornata santagatese, con la possibilità di visitare anche la nostra bellissima chiesa madre, che è chiusa per motivi di infiltrazione, oltre ad altri bellissimi monumenti che abbiamo, il frantoio, il castello stesso, l'antico convento. Il frantoio l'abbiamo visto, sì, ce l'ha fatto vedere. Meraviglioso. Beh, è un bellissimo frantoio. Permettetemi un po' di campanile, sicuramente molto più bello di tanti frantoi del Salento, che loro li vendono come il non plus ultra della. Sì. No, ho visto, ma si vede la storia che sta accadendo. Si vede la storia e la fatica di chi ha scavato e di chi ha lavorato. E ha sistemato per le cose. Benissimo. Vi auguro ovviamente di proseguire questa giornata nel migliore dei modi. So che andrete a pranzo. Ah, no, io vi ringrazio per l'invito. Ma non per quel motivo che mi hai detto. Sì, la titolare, mia moglie, purtroppo aveva già organizzato cose diverse e come se avessi partecipato con voi, veramente sono commosso, come dire, da tanta attenzione. Ti ringrazio.